è una manifestazione in segno di amicizia e libertà verso un amico che sta pagando da 25 anni in prima persona per degli sbagli che forse ha commesso, che ha pagato e che è il momento che torni al posto che gli spetta di diritto. Beh, noi siamo i primi a dire che chi sbaglia paga, però una persona quando ha pagato deve riottenere la libertà, come succede e come è giusto che sia ad ogni cittadino. Claudio ha pagato, ha espiato le sue colpe per gli errori che ha fatto, adesso sta scontando una diffida ingiusta. La diffida già è una pena preventiva, per di più a maggior ragione in questo caso è anche ingiusta, quindi riteniamo che sia il momento che venga revocato questo provvedimento e che Claudio torni al suo posto. Io ricordo Claudio, tifosi dell'Atalanta, che hanno fatto tanti chilometri per portare la solidarietà alla mia comunità e io penso che oggi era giusto stare qui, per cui l'ho fatto con il cuore e penso che le cose belle sono quelle che fai col sentimento. Claudio veniva diffidato nel 2009 in seguito a degli incidenti e giustamente, come diceva Oliviero, quando uno sbaglia paga, e veniva diffidato per 5 anni. Il DASPO relativo a Catania scadeva esattamente il 5 di ottobre del 2014. Claudio chiedeva al sottoscritto e all'avvocato Adami se poteva rientrare allo stadio. Gli abbiamo detto di fare il biglietto in quanto non vi erano motivi ostativi per il suo rientro e la sorpresa fu invece che risultava un articolo 9. C'è stato un silenzio su questo articolo 9, non si sapeva il perché, per cui Claudio per circa 10 mesi rimaneva al di fuori dello stadio. Arriviamo ad aprile del 2015 che Claudio commette la sciocchezza, sicuramente, della porchetta, entra nell'antistadio e la consegna. Ecco che a quel punto scatta un nuovo DASPO. Dal nuovo DASPO si scopre che l'articolo 9 relativo al divieto di accesso del Claudio allo stadio era determinato dalla sentenza del Tribunale di Pordenone, dove lui insieme ad altri 12 tifosi erano stati condannati. L'errore dov'è però? L'errore l'abbiamo nel momento in cui, esattamente un anno prima, tutti e 13 ragazzi venivano prosciolti dalla condanna di Pordenone. Quindi, nel momento in cui scadeva il DASPO a Galimberti, il Claudio poteva tranquillamente rientrare allo stadio, non aveva alcun divieto. Claudio è stato l'unico ad aver subito l'articolo 9. Gli altri 12 condannati e prosciolti in appello sono andati allo stadio, non hanno subito violazioni. Ora, io ho sentito molto spesso in questi mesi, quando proposi a Ettore Ongis, direttore di Bergamo Post, di lanciare una petizione online che ha raccolto migliaia di firme perché Claudio potesse tornare allo stadio. Ho sentito molte volte in questi mesi un ritornello che francamente sta diventando stucchevole. E questo ritornello è: Claudio Galimberti ha commesso degli errori e li ha pagati. Ok, li ha pagati tutti, fino all'ultimo. Basta. Adesso credo che sia arrivato il momento perché Claudio Galimberti, e speriamo che questo avvenga presto, torni a mettere piede allo stadio. 25 anni sono un ergastolo sportivo che non sta né in piedi né in terra.